Venerdì 13 maggio 2022, settima tappa del Giro d'Italia. Diamante Potenza, 196 km di lunghezza, 4510 metri di dislivello. Una bella tappa caratterizzata dalla fuga di alcuni corridori, che hanno accumulato un vantaggio massimo di oltre 5 minuti rispetto al gruppo. Le salite hanno fatto un po' di selezione. Alla fine sono rimasti Cohen Bauman, Buck Mollema, Davide Formolo e Tom Dumoulin, che hanno tagliato il traguardo in quest'ordine, dopo 5 ore, 12 minuti e 30 secondi. Sino a pochi metri dal traguardo, il nome del vincitore è stato imprevedibile, in quanto tra scatti ed allunghi l'esito della gara cambiava in ogni istante. La spuntata Bauman. Quinto posto per Davide Villella. In classifica generale Juan Pedro Lopez conserva la maglia rosa, con il tempo complessivo di 28 ore, 39 minuti e 5 secondi. Seguito da Lennard Kemna a 38 secondi, Rein Taramae a 58, Simon Yates a 1 minuto e 42 secondi e Mauri Van Sevenant a 1 minuto e 47 secondi. Per quanto riguarda le maglie, rosa e bianca sempre indosso a Pedro Lopez, ciclamino per Arnaud Demare ed azzurra per Cohen Bauman. Prossima tappa domani 14 maggio 2022 a Napoli, 153 km per 2130 metri di dislivello. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ti invito ad iscriverti al canale per non perderti le prossime notizie e a seguirmi sui social. Ti lascio tutti i riferimenti in descrizione. Un saluto sportivo da Lucoral.